Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale, l'appuntamento del fine settimana con Euro Truck Simulator 2. Hi everyone, welcome to our big appointment with Euro Truck Simulator 2. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous de fin de semaine avec Euro Truck Simulator 2. Allora, oggi stavo pensando di acquistare un nuovo camion. Vediamo un po'. Allora, intanto vediamo un pochettino concessionaria. Scania. Allora, prendiamone uno qualsiasi. Prendiamo questo di Firenze. Acquisto online. Allora, noi facciamo così. La flotta, ecco qua. Allora, modifichiamo, vediamo un po' se riusciamo a mettere i lampeggianti in strisce. Oh, interessante. Quindi se io adesso hai capito, sperimentiamo questo, anzi, quasi quasi. Io direi piuttosto di acquistare questo, ma facciamo così. Proviamo questa nuova modifica. Ok, allora andiamo dal meccanico e andiamo a modificare un po' il mezzo. Allora, carburante ce n'è, ok. Allora, la mettiamo subito un meccanico. Dove sta? Ah, giusto, noi siamo a Parigi, sì. Allora, direi intanto facciamo una bella cosa. Trasferiamoci a Lisbona. Ritorniamo un'altra volta in Portogallo e vediamo un po'. Allora, Portogallo, sì, meccanico. Ah, Lisbona, qui non l'abbiamo ancora. Qui dovrebbe esserci un punto panoramico. Ok. E ancora qualcosa qua ci abbiamo un concessionario, quindi facciamo uno e due. Ok, allora questo qua. Perfetto. Andiamo un attimino ad esplorare la mappa. Fari gli accesi. Andremo a vedere un po' esteticamente la modifica, quella lì dell'evento di Natale. Che tipo di illuminazione ha? Anzi, questa la lascio aperta così si fa un po' più di luce. Allora, sempre dritto. Allora, ovviamente sono in multiplayer sul server Simulation 1, che
è quella che al momento ha maggior numero di giocatori, quindi e non fare una traversata solitaria. Mi sono andato a scegliere il server un po' più trafficato. E quando ovviamente arriviamo nel fine settimana, noi ci facciamo un bel giretto con il nostro scagnozzo o scagnone. Speriamo soprattutto di non trovare semafori rossi qua, e infatti proprio come l'ho detto. Comunque dovrebbero un attimino rivedere la durata dei semafori, perché c'è proprio pochissimo tempo per poter frenare. Ormai il verde dura pochissimo, è il tempo, l'intervallo di tempo fra il giallo e il rosso è praticamente è una multa inevitabile. Spero che la live non stia dando problemi. Purtroppo ogni tanto capita che qui su Twitch si possono riscontrare dei piccoli inconvenienti tecnici, a volte causati anche dal sovraccarico di utenti collegati in live. Allora, adesso qua devo, ma questo prendiamo un altro il rosso, ecco. Oppla, mi sa che non sta messo proprio bene il mezzo, ci avrà un po' di problemi al cambio. Il comando per far scattare il verde. Non è vero, è stato un caso, pura casualità. Non ho di questi poteri, quindi ecco, facciamo finta di esserci riusciti. And now we have to check the tractor before moving. Je vais faire réparer le camion avant de partir. E quindi andremo ad installare anche uno dei tanti gadget o accessori per il camion che ho ricevuto grazie all'evento natalizio. C'era tempo fino alla settimana scorsa e c'erano diverse cose carine in palio. Somarello, trotta, trotta il Montebello. Somarello, hai parlato protobello. Ehi, ma io qua sto arrivando a Lisbona? Eh sì, a quanto pare sì. Questo deve essere il famoso Ponte di Lisbona. Lisboa, come si dice nella lingua portoghese, non ricordo male. Allora qua, ok, €7 di pedaggio non è male.
Non è nemmeno eccessivo il prezzo, il costo. Spostiamoci tutto a destra. Stiamo facendo un po' di scouting, stiamo facendo un giro di perlustrazione. E quindi stiamo anche sbloccando una strada mai percorsa che ovviamente potranno percorrere anche gli autisti dell'azienda. Somarello, trotta, trotta, il Montebello. Andiamo sempre dritto, dice. You left the city. You got the dough, you got the dough, you got the dough. Wow, questa è una canzoncina di qualche anno fa, molto belline. You got to know, forse di 10 barra 12 anni fa. Martedì è stata martedì pomeriggio, ho fatto un bel viaggetto con il Turbo Star di Ralph e ci siamo divertiti, io in primis a guidare il grande mezzo e poi ovviamente grande mezzo grande. Allora qua mo c'era il punto panoramico, se non ricordo male. Ha scoperto il nuovo punto panoramico. Ok, andiamo a 50 km orari. Che siamo in città. Ecco, la cosa bella di questo aggiornamento è proprio quella, il fatto che hanno creato i punti panoramici qua. Quindi, allora, esploriamo. Ah, Marina già esplorato. Allora andiamo un attimo nell'azienda qua di fronte, poi andiamo a vedere il punto d'esplorazione. Max Logistica. Oh, non sapevo che Maurizio Max avesse aperto anche lui un'azienda di trasporti qua. Allora, perfetto, adesso l'abbiamo esplorato. Ah, ma questo è il porto di Lisbona. Kappa, andiamo a vedere se riusciamo a fare inversione senza rovinare il mezzo. Perfetto. Allora, adesso andiamo ad esplorare il punto panoramico e vediamo. Andremo a vedere un po' questa zona qua. Ovviamente questa zona qui l'ho già esplorata durante il tour che ho fatto con il Turbo Star di Ralph, quindi vediamo di cosa si tratta. Spegniamo, togliamo l'immagine della webcam. Ok. E adesso partiamo con l'animazione. Il porto di Lisbona. Lisbona è la capitale del Portogallo. Si trova nel Portogallo. Qui si può ammirare il famosissimo ponte sospeso di Lisbona. Questo invece è il famoso Oporto di Lisbona. Stuart praticamente si trova vicino mare. Ah,
Questo per esempio non me lo ricordavo, questo dettaglio qua. Shadow, carissimo, buon pomeriggio. Come stai, DJ? Ui, Andrea, carissimo, mi sono accorto di te, scusami caro Andrea, infatti sto facendo il shout out e grazie anche per il ride, carissimo Andrea. Thank you so much. Thank you. Allora, adesso. Ah, Marina non l'avevo esplorata. Però questo si fa. No, infatti. Anzi, vediamo un po' questo yacht dove deve essere trasportato. Almeno così. È uno Scania e questi sono delle interior mod. Dovrebbe essere la serie S, sì, serie S. Sono delle external mod che me le ha consigliate mi pare Andrea eppure l'amico che mi sono scordato comunque Siberian Husky, ecco ora mi sono ricordato. Allora vediamo cosa ci offrono qua. A me non facciamo un piacere pure. Grass, troppo lontano. Allora facciamo così, vediamo cosa ci offre il mercato. Ora ritorniamo con la webcam, eccoci qua. Allora, vediamo da Lisboa. Allora, questa l'abbiamo visto. Oslo ancora più lontano. Vorrei fare un po' più di tratte qua. Capparoggero. Allora, Lisbona. Ah. Questa. Plastica usata. OK. E Amus. Vabbè, poi questi nel camion ovviamente ci sono diverse mod, fra cui anche c'è internal mod. Qui sul cruscotto le rifiniture in neon barra LED sono un'altra internal mod. Allora, le DLC, io adesso in questo momento sto. Non sono nel multiplayer ufficiale, ma sto giocando sul Track SMP. Allora, non ho detto mod, ho parlato di internal mod. Significa che sono mod che soltanto io posso vedere, ma dall'esterno non si vedono. Quindi, per esempio, quella fernice che tu hai visto all'esterno con la scritta Scania non si vede. Se tu ad esempio in questo momento venissi nel server 1 Simulation 1 e ti mettessi a fianco a me non vedresti nulla. Local mod. Infatti
Ah, hai detto internal, sì, local mode, giusto. E quindi sono, infatti, diciamo, non sono vero e proprio mod. No, hai ragione, no, è perché non mi veniva il termine corretto. Infatti è per questo che è internal. Che poi sì, local mod, però queste qua sono interne, quindi è per questo che ho detto internal, perché nel server Discord di questo gruppo, non so, insomma, questo qui che mette le mod all'interno. Insomma, funziona. Passo Simulator 1, se vai a 150, no, è più di 110, non ti fa andare. Quando sono invece quelli lì che si chiamano, ora non mi viene il termine, allora là puoi anche arrivare a 150, ma in questo caso qua, questi server qua no, massimo 110. Ti limitano la velocità. Com'è che si dice quella parola? No, convogli. Vabbè, comunque ci sono alcuni server dove non ti mette i limiti di velocità, per cui puoi arrivare anche a 150, mentre invece quello che sto utilizzando io, e che la maggior parte, diciamo, di noi utilizzano, sono quelli là che ti mettono i limiti di velocità. Arcade, brava, ecco, non mi veniva il termine. Bravo, Andrea, oggi mi stai tirando le paroline dalla bocca qua, mamma mia. Si vede che parecchio che non vado a scrollare i server, che guarda sempre gli stessi. Tu sei presidentissimo, la cosa è ben diversa. Non so voi da quanto tempo è che usate Track SMP. Io, per esempio, che lo utilizzo da un bel po', mi ricordo che una sera, ovviamente ancora prima che venisse pubblicato il multiplayer ufficiale, durante una live, se non ricordo male, nella parte bassa dello schermo, dove normalmente vi arrivano i messaggi di avviso dei moderatori dei server, tutte queste cose qua, uscì una notizia, diciamo così, che praticamente in quel momento sui vari server, quindi Track SMP, in quel momento aveva totalizzato 11.000, dico 11.000 persone in game sui server di Track SMP, un record pazzesco, qualcosa di incredibile. E adesso sono entrato in questo server, che forse ci saranno non più di 3.000, diciamo non più di 4.000 autisti. Poi ovviamente è uscito il multiplayer ufficiale e la maggior parte delle persone sono subito andate di là, sul multiplayer ufficiale, mentre invece io comunque sono ancora rimasto su questo qui, perché intanto l'intelligenza artificiale dei mezzi che circolano sul multiplayer ufficiale, diciamo così, usiamo il condizionale, avrebbero bisogno veramente di
di implementare l'intelligenza artificiale. Andrea, sì, hai detto bene. I tempi, mamma mia. Che addirittura sui primi due server ti dovevi mettere in coda perché arrivavi tipo 150esimo, 120esimo e ti dovevi mettere in coda lì e aspettare che si liberasse uno slot per entrare in partita. Ah. Ieri un NPC ha fatto un volo pazzesco. Ah! Caspita. Ma tu ce l'hai registrato per caso? Sei riuscito a vederlo durante una tua live? L'hai registrato? Perché così potresti creare anche una clip e pubblicarlo, che è simpatico. Ma prendere il volo. Anche se non è difficile, fra l'altro, cadere giù dai ponti da qua, perché è capitato anche ad altri amici. Kaiman underscore lo underscore re, esempio, lui si è ribaltato, ma io ho visto, anche io ho visto camion volare giù dai ponti. Sembravano aver preso il trampolino. Fanno tutto sordo, dici. Guarda, Andrea, alla fine ognuno in game può decidere se diciamo così rispettare o meno un determinato modo di guidare, se guidare in maniera simulativa oppure no. L'importante è che però non è che si mettano poi a fare le auto dell'autoscontro, insomma, per farti capire che in quel periodo, vabbè, poi ce n'erano veramente tantissimi che là, io mi ricordo, detto, a parte le lunghe file per entrare nei server, poi c'è stato un periodo che c'erano, chiamiamoli amanti di GTA, ovvero quelli lì che magari si mettevano lì e non facevano altro che trovare il modo e metodo per venirti a rompere le scatolette e tamponare. E quindi stiamo parlando di altri tempi. Ui! Ale carissimo! E lacci delle scarpette! Ale asso ali ali! Ale asso ali ali! Buon pomeriggio a te, carissimo! Con la coda dell'occhio avevo visto che eri lives. Solo che nel frattempo che sono passato a fare un salutino a Zappa, credevo di fermarmi giusto qualche minuto, in realtà mi sono soffermato un pochettino di più a chiacchierare, quindi ti chiedo scusa. Ah, la faccia la miseria, quindi avrai recuperato sicuramente le spese, a quanto pare. O meglio, le recuperate le spese di gasolio. Almeno quelle, no, almeno. Uno può dire sempre, vabbè, ho speso qualcosina, però alla fine ho recuperato le spese della benzina. Che altro ha recuperato la monetizzazione? Ah, ottimo! Ottimo, dai! Su YouTube, ottima notizia. Ah, però, è buono, dai. È un ottimo risultato. Ci vuole soltanto veramente una pazienza infinita. Poi vedrai che, diciamo così, i risultati arrivano. A voglia. Poi tu comunque su YouTube produci molti contenuti, quindi è normale, sì, decisamente.
anzi, più che normale, è giustissimo che ti sia arrivata finalmente la monetizzazione. E quando ci vuoi, diciamo che il metà arriva da lì. Sembra meglio che niente. Sento zi. Almeno gli sforzi vengono ripagati, anche se magari non in maniera equa, però l'importante è che almeno. Ah, le tre. Ah, la media. Allora. Io, a me capita che quando sto seguendo una live, quando vengo qua su Twitch in pratica, e vedo che ci sono 10 amici in live, apro 10 pagine diverse delle live e poi cerco anche un attimino. Dicevo, quindi la media ci manca poco per la media delle tre visualizzazioni. Quindi dicevo che io quando entro su Twitch vedo i canali amici che sono in live e cerco di seguirli un po' tutti quanti. Quindi, per esempio, quando è capitato in qualche altra occasione che hai visto che io non ti rispondi, semplicemente ti davo comunque davo una mano a fare visualizzazioni, però switchavo, diciamo così, e passavo più o meno una decina di minuti su ogni canale degli amici, in modo tale che così, insomma, do una mano un po' a tutti quanti, a chi ha bisogno di fare visualizzazioni, e poi comunque vi faccio e mi fate compagnia. Sì, pensa che ne faccio ancora 4 ore, ma ce la faccio oggi. Io ti consiglio secondo me di riposare un pochettino, perché se sei stanco, questo è dal mio punto di vista, magari non riesci a rendere bene, cioè non riesci a rendere al 100%, e poi ovviamente il concerto altrimenti com'è che lo fai? Oramai giovanotti e giovanotti. Tu dici iniziare alle 20 e ma finire poi fare un paio d'ore. Potrebbe essere anche una buona idea. Ma guarda, in realtà questo io lo posseggo da 12 anni. Anzi, 11 anni per l'esattezza. È veramente un ottimo prodotto, eh? Parliamo di metallo. Il cambio è non tanto il. Se riesci a trovarlo usato, prendilo. Poi magari puoi sostituire le molle nei pedali e ingrassi un pochettino la meccanica del volante. Quello dal lato dello specchio. No, aspetta, non ho capito. Quello dal lato dello specchietto. Ma aspetta. Quello dal lato dello specchietto. Ah. No, quello in realtà, quello terzo specchio, se io giro la visuale, funziona. Il ciondolo, mo, ehi, mo, ho capito. Questo è quello che. Sì, quelle. Come si chiama? Non è. Ah, tu dici il G29. No, quello è quel volante nuovo che hanno fatto là. Come si chiama? Oggi sono un po' frastornato qua. Come si chiamava? Steering wheel. Ah, sì. Avvicinati. Adesso mi sfugge il nome del marchio. Comunque è un grande marchio che
Esatto, sì, anche quella, eccolo là, un grande marchio che mo mi sfugge. Mi devo fermare e ti devo dire come si chiama. Trustmaster. Esatto, bravo, Andri, mamma mia. Oggi veramente stai facendo il bastone della vecchiaia. Trustmaster, esatto, sì, è quello che ha scritto Andrea. Andrea, allora in questo momento sto andando a proposito, fammi un attimo. Dove sto andando? Almeira. Almeira. È vero, giusto, e non a caso sei il super presidentissimo dei trasporti su gomma. Riesci a mandarmelo su Facebook? Questa è una DLC, è un cioè, o meglio, era un premio che si vinceva durante una delle tante iniziative che hanno fatto. E l'ho riscossa direttamente sul mio profilo del gioco. Esatto, brava, sì, quello. Tu basta che quando fanno gli eventi ti esce la barra. Questo evento mi pare che è stato fatto nella prima metà di dicembre, se non ricordo male. Prima di Natale era. Mi pare che era dal fine di novembre fino all'8, insomma le prime quindicine di giorni di gennaio, cioè, di dicembre. Comunque sì, poi oltre a quello c'era anche la pedaliera, i pedali, e quelli li puoi mettere a belli appoggi sul pianale. Poi c'erano, che altro c'era? C'era quello, sì, pedale e volante, sì. Che mi sono messo a trasportare un sacco di volanti là. Ho fatto le tratte brevi perché così l'ho portato in live. E quindi pure per non renderlo troppo monotono, perché se fai i viaggi troppo lunghi, diciamo, può risultare poco interessante dall'altra parte. Mentre invece facendo piccole tratte anche di 600-700 km, diciamo che in qualche modo ti diverti. No, quello mi sa che è già finito, non vorrei sbagliare, perché per esempio quello là di Natale, il Christmas Event là, quello è finito il 16 gennaio, quindi quello è finito, altrimenti avresti. Quando tu, per esempio, stai iscritto su World of Track, giusto? Quando fai e accedi nella schermata del gioco, nella parte alta ti esce quella barra dove ti dice se ci sono degli eventi. E quindi quello è temporaneo. Però non so se tu c'hai Discord, però se c'hai Discord c'è proprio il. No, aspetta, no, Discord. Beh, tanto tu te ne accorgi quando fai l'accesso a Eurotrack e vedi la barra là sopra, ti avvisa sempre che c'è un evento. Anzi, ti dirò di più, che quando accedi ad Eurotrack o American Track e c'è un evento, la prima cosa che ti esce, ma che proprio ti arriva proprio puff, così in primo piano, è proprio quello dell'evento, cioè ti pubblicizza proprio l'evento. Per esempio, visti i gadget di Natale, oltre diciamo ai classici pupazzetti che hanno fatto, che hanno messo solitamente il Babbo Natale, queste cose qua, hanno messo pure la serie luminosa a LED che lampeggia quando tu le lucine di Natale, per farti capire, no? Che tu quando accendi il lampeggiante ti si illumina tutta questa serie luminosa. E infatti devo vedere se lo riesco a montare, voglio vedere un po' come va, perché
prima siccome avevo delle mod, come dice il super ministro Andrea, allora mi dava il limite degli slot, quindi mi calciava fuori. Mo' che ho tolto un po' di queste, allora dovrei andare meglio. Allora qua sempre dritto. Ok. I gadget, boh, che era il volante, quello là del volante del periodo della Trust, Trust Master, era la pedaliera e il volante. Poi quella là di Natale invece mi pare che erano dei gadget, pure una coppetta. Ma le vediamo un attimo insieme, sperando che non mi chiccano fuori dal server. Quello del Trustmaster, sì, della prima quindicina di giorni, e poi dopo c'è stato il periodo di Natale. Comunque, solitamente queste sono le date. E poi comunque quello mettere sta serie di lampadine, che in effetti quello ti andrebbe a disegnare la parte alta del mezzo, diciamo così. Parte dal tetto, poi scende e ti fa il profilo della cabina e ti va fino a dire i parafanghi del mezzo. Avevo dato un'occhiatina prima, al limite mo quando arriviamo al garage, perché comunque devo fare un riparazione a mezzo. Possiamo sempre. Tanto comunque era una cosa che io dovevo e volevo mettere in nuovo pure per vedere un po' sti gadget. Quindi in effetti vado a sostituire il lampeggiante con questa serie scintillante. Sì, l'ho visto. Ma il mio scanner non lo so se l'hai visto. Sembra un circo. Ah, e vabbè. Io se potessi mettere parecchie luci per vedere bene, perché mo con l'ultimo aggiornamento dei track SMP, ovviamente, scusate, l'aggiornamento di Euro Truck, siccome hanno modificato il comparto luci e l'hanno reso molto più reale, par realistico, ed ecco che queste luci non vanno più ad illuminare le montagne come se fosse mezzogiorno o come se fossero i fari della contrera, ma comunque rispecchiano molto ma molto di più la realtà. Quindi quando c'è ancora luce i fari non si vedono, poi man mano che cala la luce diventa sempre più luminoso, ecco. Luci a me non servono più. Quindi ne è installata una di ogni tipo. So, le luci accessorie, diciamo così, che poi le luci per vedere la strada, quelle sicuramente ci fanno sempre bene. Oh, Ita 2165, buon pomeriggio carissimo, ben ritrovato e bentornato in Lives. Mi hai fatto incuriosire, Ale, ma ce l'hai anche su YouTube per caso? L'hai caricato anche su YouTube questo video? Cioè, se c'è qualche video che l'hai caricato su YouTube, almeno così. Altrimenti mi devo andare a cercare la tua Lives. E facciamo un beso al mitico Ita 2165 KK. Oppla! Si parte! Ciurma! Andiamo! The bus. Ah, questo è
È nuovo questo gioco. Poi me lo devo andare a vedere. Sì, ultima live di qualcosa. Ti mando un messaggio. Ok. Comunque poi ho visto il post di cui mi hai parlato sul gruppo. A proposito, se avete un account Facebook, vi invito a seguire il gruppo che si chiama Simulatori dalla A alla Z. Facciamo pure un po' di pubblicità al gruppo, oltre a un altro gruppo che si chiama L'Angolo dei Simulatori. E poi mi sono scordato, eh. No, ma vedi, mo' ho ricollegato il discorso che ho fatto a qualche altra versione. Quando le cose mi vengono man mano e mi ricordo, io ti ricollego e quindi mi sono ricordate e ho fatto piacevolmente uno spot pubblicitario al canale, al gruppo nel caso di Facebook. Che poi quando mi hai detto quella sera, vedi che l'ho messo, poi solo lo sono andato a rivedere. Fatto bene però la skin, eh? Certo che. Io una volta l'ho fatto sul rimorchio, ma sui mezzi, mamma mia, ci ho provato mezza volta. È bello complicato. Ci vuole veramente la passione, la pazienza. La paciencia, come dicono in spagnolis. Quindi, simulatori dalla A alla Z. Trovate un bel banner del gruppo dove c'è un aereo, mi pare, e c'è scritto dalla A alla Z. Se non l'avete fatto, ovviamente se avete un account Facebook, vi invito a seguire questo gruppo perché ci trovate delle belle chicche. Allora facciamo così, poi il prossimo camion lo regali tu, va? Sto scherzando. In realtà Ale, avevo pensato all'inizio dei live di cambiare il mezzo. Però poi ho detto, come si dice, cavallo vincente non si cambia, allora ho detto no, massimo se devo fare qualcosa, qualche lavoro lo faccio giusto per potenziarlo. Però per il momento ho 500. Quando è 560 cavalli, 550, 560 mi pare. Ok, poi dopo me la vado a vedere. Allegragia. ETS, metti allegragia e manda via la pcundrias. Allegragia. Allegragia. Aspetta. Sto cercando di elaborare qualcosa. Adesso pure che non ci riesco perché la combinazione di parole è bella complessa. Allegragia. Johnny. E allegragia. Ale. Ecco. Ah, quindi è composto da delle iniziali di diversi nomi. Ah, Spidu. Ah, ecco, Gianni. Bello, bello complesso. Ah, ecco perché ci sono le maiuscole, vedi? Allegragia. E dicevi io, tutte queste maiuscole qua, che
Devo fare? Dritto, dritto? Sì, ok. Meno male. Ah, sto imboccando la strada per imboccare la strada contro mano là. E comunque Ale, poi quando vai in Lives poi devi cantare un pochettino, non ti preoccupare, basta che accenni a qualche canzone di quel famoso artista che non posso svelare, perché altrimenti gli amici magari se capiscono l'assonanza chi è. Allora, per voi che state guardando questo video, vi invito a passare nelle live di Ale Gragia e a chiedergli di cantare qualche canzone di un cantautore italiano, rapper italiano, un certo Lorenzo Cherubini. Non vi svelo altro. Passate in live e chiedetegli soltanto di accennare. Voglio. Vi dico solo che è tale quale. Non vi ho detto niente. Vabbè, diciamo che lo Scania suona e tu canti, no? Fa l'accompagnamento. Goius, buonasera carissimo. Ben ritornato in Lives. Aspetta, anzi, quasi fammi accostare un attimo, così gli faccio pure gli onori di casa. A Goius, eccoci qua. Scusami, Goius, e sono subito da te. Goius 37. Eccolo qui. Ok, ce l'abbiamo fatta. Già che costi? Vatti a vedere lo scanietto. Ma io faccio queste pausette molto brevi. Lo faccio giusto per il so. Però da poco tempo di finire la live, me la devo guardare con calma. ma io i comandi li metto direttamente dal programma che utilizzo, che si chiama Gamecaster, quindi non è che vado sul browser, lo faccio direttamente da questo programmino. Faccio soltanto il copia e incolla del nick e poi lo vado a incollare, però poi dopo me lo vado a vedere. Rendema incuriosito. Poi è bella pure il tributo fatto ad Antonella, l'autotrasportatrice, la Sirenetta là, che mi pare che pure è stata intervistata da Marco, non mi ricordo come si chiama, quello là che faceva parte delle Iene. Marco, bravo, sì, bravo, che mi ricordo che aveva fatto ha fatto dei servizi, ha fatto il programma sulla vita degli autotrasportatori e mi ricordo dell'intervista a lei che ha spiegato un po' la sua vita travagliata, oltre al fatto della passione per il camion e il fatto che insomma lei praticamente si è allestito il camion a propria immagine e somiglianza, diciamo così, se l'è personalizzata molto bene. Poi il fatto pure che fa anche delle cose di beneficenza, il fatto che comunque è un rimorchio che non è il classico rimorchio bianco, ma è tutto colorato e quindi magari pure quando ci sono passaggi magari in luoghi dove ci sono degli allettati particolarmente giovani, sicuramente può far piacere. La mod l'ho vista, sì, ma infatti poi sto ricollegando man mano tutto quello che ho visto. Fatta bene quella mod, è vero. Infatti mi ricordo che era stata pubblicata forse l'anno scorso,
anno e mezzo fa, il video o le foto della mod. Esatto, ecco, mi pare che era un premio forse, non mi ricordo. Mi ricordo che era stata messa nel gruppo questa foto qua. Ah, caspito. Diciamo che fai il suo ambasciatore. Un qualcosa del genere. Ragazzi, qualcuno di voi gentilmente può digitare il comando punto esclamativo i piani, tutta una parola, punto esclamativo i piani, grazie. Che da quando è iniziata la live non l'ho fatto suonare proprio questo sound alert. Aspettate un attimo, mi sono scordato di attivare. Ecco, vedi? La vecchiaia. Allora è il momento buono che lo faccio suonare. Era una cosa che mi ero scordato. Ah, tu guarda un po'. Ah, vecchiaia, voglio, vecchiaia. No, perché un attimo solo lo faccio partire io. Ora dovrebbe partire. Speriamo che non mi chiccano, ecco qua. Lo faccio partire io. Allora, abbiamo detto i piani. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Oh. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. E poi Dab te la porta a casa con lo Scania. Oh, i piani. Lui c'ha anche un canale suo che si chiama I Piani Gaming. E anche lui gioca a farming. Però lui nella realtà lo fa. È un fattore reale, nella vita reale. È un fattore di professione. Quindi. Questo non è uno spot fasullo, ma è uno spot vero, realistico, insomma, reale. Basta che visti il link e vedi che ha un'azienda agricola. Lo Scania, guarda, mi accontento anche del Turbo Star, se è per questo. Mi accontento di due Turbo Star, uno quello là. Qui su Euro Truck Simulator 2, che è quello là di RAF, e ovviamente su Farming, quello di Peppe 978 giù, è diciamolo l'ambasciatore di il nostro ambassador italiano che ci rappresenta, un bravissimo modder, e ultimamente ho visto anche NASA live su YouTube. Oh, K, grazie per il passaggio, caro Ale Asso, Ale Agra e Agia. Sembra una parola magica il tuo nick. Aspetta, mo ti faccio il so per salutarti, ormai. Oh, K, allora salutiamo anche il mitico Ale. Quindi mi raccomando, poi quando fai la live, mi raccomando, devi cantare anche la canzoncina. Aspetta che ti faccio. I saluti e sponsorizziamo il suo canale. E visto che ci troviamo, facciamo anche
Vediamo se funziona. Zappa sto porta, la zappa sto porta, la zappa sto porta. Maurizio, Max, lui c'è. Oh yes, oh yes. Grazie ancora, caro Ale Asso. Diciamo Ale, ma altrimenti ci perdiamo. Ne vai, Nick. Grazie ancora per essere passato in live e ci becchiamo da te. Ciao, buona continuazione di giornata, buona continuazione in generale. Grazie ancora per la compagnia. No, qua devo uscire. Murcia, ah, mi sa che siamo quasi arrivati. Almeria. Oh yes, oh yes. Stiamo per arrivare, che sono semafori? Ah sì, semafori. Siamo quasi arrivati, mi sa. Alegragia, Alegrasia. Oh yes, oh yes. Sì, mi sa che ci stiamo avvicinando alla Ciudad. Ciudad. Ciudad, pare che si dice in spagnolo. Ciudad. La Ciudad de Alegracia. 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 Com'è che si pronuncia? Ale. Ale. Papà. Pensami tanto tanto immensamente con il corpo e con la mente. Mi sa che siamo quasi arrivati a destinazione. Dai, su che ci siamo. Come dice il mitico Macho King 82. Su, dai. Caffè patacca, il caffè che spacca. Pensami.
tanto immensamente con il corpo e con la mente. Oh, el ejido, el ejido. Gasolio, ci abbiamo poco meno di mezzo serbatoio, vabbè, ce la facciamo. Piénsame tanto immensamente con il cuerpo e con la mente. Serre? Saranno delle serre queste. Sì, ma queste tutte... è tutta sta strada qua. Ah, che producono qua? Aleracia, se... è da scoprire il contenuto a giro con lo scamino. Siamo arrivati, sì, mi sa, con l'ampeggia. Lampeggia il semaforo, no? Ma questa sì, questa strada è la prima volta che la faccio. Non ricordo di averla già percorsa. Neanche con il Turbo Star. Pensa a me con il corpo e con la mente come fossi un samente. Che sei innamorato di te, po po po. Pensa a me. Beh, non è arte. O Saragipo, Belluaiona, o Saragipo, tutte femmine fanno amore, cia cia cia. Los marmitones dietro il camiones. Le tuyaux de charbon, un style américain derrière le camion. E marmitta, stile americana, re du camion. Come si dice nella lingua partenopea. Siamo quasi arrivati, mi sa, eh? Sì. Alla rina. Ah, c'è un concessionario di vico qua. Ah, sì, forse la freccia che ho visto sulla mappa. C'è la ma il punto interrogativo. Sarà quella. Allora. È autosterzante il retrotreno, mi sa. Sarraggippo non si giuttum. Allora, sempre dritto. Oh, abbiamo esplorato un'altra città. Città. Vai, 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 vai.
Qua. Ah, questa. Ah, concessionari Vico. Boom. Ma qui c'è anche Gigino il meccanico, vero? Gigino? No, questo è solo punto 20, ok. Sarracipo, Sarracipo. O Sarracipo, para, o Sarracipo, para. Bello, guaiuna, o Sarracipo, o Sarracipo. Tutti i film me ne fanno innamorare. Speriamo di non prendere il muretto, ecco qua. Allora, scancia il rimorchio. Ok, quant'è? 2500 km. Allora, vediamo un altro viaggettino. Un pochettino più breve. Allora, andiamo qua. Lungo. Già sono venuto da là. Allora facciamo questo qua. Ok, quindi dovrei essere già arrivato. Dell'azienda, quindi carichiamo un attimo qua. Anzi, però prima vado un attimo ad esplorare il concessionario perché non so se ci ripasserò, quindi esploriamo l'area. Ecco qua. Perché non so fra quanti milioni di anni ci ripasserò e se ci ripasserò, comunque nel dubbio esploriamo. Olio e benzina. Allora, dov'è? Allora, questo cassone però. Allora, prendiamolo corto. Sono tutti grossi questi. Sì, questi sono. Questo qua. Due campioni, Ole e Benji. Due fortissimi campioni. Dove sta? Forse è qua, vediamo un po'. Ah no, mi sa che sta là dietro, sta. E infatti. Però qua devo fare anche il rabbucco al mezzo, quindi. Mi sa che tocca trovare un distributore di carburante qua. E fare il rabbucco per evitare di restare a secco. Oh cavolo, l'ho visto ora, mamma mia, voglio. Aiaiai, l'ultima volta che ho cercato di tirare fuori un mezzo qua con il Turbo Star si era incastrato. Sì, ma in tutto questo il verso è giusto. Sì, forse sì. No, mi sa che questo è il retro. Vediamo. No, giusto, giusto. Ci incastriamo. Ah, sta muovendo. Ah, ne ho visto un altro caricato là.
Allora, vediamo un po' l'itinerario. Let's check the itinerary. Allora, vediamo un po' la mappa. Quindi c'è il distributore di benzina qua. Dovrei farcela, ma nel dubbio. Allora, adesso devo andare. Quasi quasi esco. Ho scoperto di qua. Due grandissimi campioni. Oh, Team Legend. Oh, Sandria. Adria. Oh, l'ho perso. Dicevo, Team Legend Italia. Due grandissimi campioni. Base militare. Che campioni Oli e Benji. Granada. Era anche il titolo di una canzone di Claudio Villa. Granada. Bazzum 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 bazzum. Zoom, 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 zoom. Era un giorno di fiesta, era un giorno di siesta. Na 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 na. Mila na 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 na. Non sapendo che fare. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra. La-la-la-la-la-la-la. Na 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 na. Due grandissimi campioni. Oli si allena per andare ai rigori. Benji si allena. E perdite gli allenamenti. Ragazzi che gioco splendenti. Due sportivi, due ragazzi per il calcio sono pazzi, un portiere, un attaccante, Oli e Benji, due speranze. Loro vogliono tornare e campioni diventare nel poter così giocare nella squadra nazionale. Nella squadra nazionale. Questa è una vecchia sigla di un cartone animato, ma una delle prime sigle di Oli e Benji. Si parla di una sigla, credo sia degli anni 80, i primi anni 90, poi l'hanno cambiata. Due campioni Oli e Benji, due campioni Oli e Benji. Beh, è una sigla che già non ricordo più. Perché? Beh, mi po' qua e perché non guardavo più le cartoon, i cartoni animati.
Buonasera, sono Brixia. Un altro bravissimo streamer, Brixia76. Allora, qua facciamo il rabocco al mezzo. E alla fine qua sono quasi arrivato. Speriamo di non fare danni. Allora, l'ingresso dovrebbe essere qua, un K. E Bocchettoni dove stanno? Ah, addirittura stanno qua dietro, guarda, miseria. Dobbiamo entrare dritti dritti qua. Ecco qua, rabocchiamo il mezzo. E continuiamo la nostra mission. Due campioni, Oli e Benji. A mappa. 829 litri. Meh, quanti. Mamma mia. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I piani bio. I piani bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Oh, is la saucisse, come dicono i cugini francesi. Oh, is la saucisse, anzi questa la dicevano, una mezza filastrocca che la dicevano gli amici di quando andavo a scuola a Colomiers, au Collège Voltaire de Colomiers. Année scolaire 98-99, pardon, 80. 88, 89, voilà. 99 e 98, 99. Dai una spinta, dagli una spinta che poi non si fermerà. Oh ragazzi, devo dire la verità, questa doppia tappa di oggi mi è piaciuta. Ho avuto l'onore e il piacere di avervi e in questa live. Nonostante il vostro silenzio, mi avete tenuto compagnia. E di questo ve ne ringrazio perché so bene che magari ci sono tanti streamer che sicuramente sono molto ma molto più bravi di me, però avete scelto di fermarvi in questo canale. E questa cosa qui mi onora e mi fa enormemente piacere, augurandomi che il soft gaming possa diventare qualcosa sempre più diffuso e quindi possa essere anche apprezzato da un po'
tutti quanti. La bacchetta era accesa, era? Credo di sì. Credo di sì. I think so. Ora tenti so. Ah, ma qua c'aveva il distributore di benzina, ce l'ho qua. Noia. Vabbè, la prossima volta mi devo esplorare quel tratto che passava vicino al distributore di benzina. In effetti avrei potuto fare carburante qua, vabbè. Abbiamo esplorato un altro limonar. Abbiamo esplorato un altro. Allora, oggi cosa abbiamo fatto? Abbiamo esplorato un nuovo punto panoramico, l'abbiamo sbloccato, poi abbiamo ci siamo fatti una bella chiacchierata. Voi mi avete fatto una grande compagnia, per questo io vi ringrazio e spero di avervi fatto un'altrettanto buona compagnia. Voi in questo momento state guardando questo video in replica su Twitch e anche a voi che lo state guardando su YouTube, e ovviamente questo video qui è disponibile su YouTube domenica alle 12. Poi nella descrizione del video trovate diversi link, fra cui quello lì per acquistare i giochi scontati in molti piattaforma, e poi ovviamente i miei canali social YouTube, Facebook ed Instagram. Per voi che state guardando questo video in replica, oh Tiv, grazie, questo mi onora, vuol dire, mi fa piacere, vuol dire che insomma mi sto facendo un po', lo sto portando avanti discretamente, diciamo così, questo piccolo lavoretto. Allora facciamo un altro attivo, ecco qua. Quindi allora, per voi che state guardando questo video in diretta, vi prego la gentilezza di restare sintonizzati, perché a breve farò un ride. E quest'oggi, visto che siamo su Euro Truck Simulator 2, farò il ride ad Andrea Biella, che è venuta a scrivere prima in chat. Allora, preparo un attimo il ride. Andrea 80 Biella, se non lo conoscete, vi invito a passare nel suo canale e seguire un altro amico streamer molto bravo che porta anche lui Euro Truck Simulator 2. Perfetto, allora per voi quindi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Grazie mille a tutti. If you are watching this video rerun here on Twitch, please don't leave the channel. You can watch the continuation of the programmation. Thank you so much. Pour vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique sur Twitch, s'il vous plaît. Ne quittez pas le canal, la programmazione va continuare. E allora ragazzi, io mi anticipo un attimino con i saluti, nel frattempo che il ride possa andare. Quindi io vi saluto, ringrazio uno ad uno tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia, e vi saluto con il mio solito saluto benaugurante in lingua napoletana, che è stato buono, adiù. Ciao a tutti, ciao e grazie.